Era conosciuto come il terrore delle farmacie di Montesacro. Si tratta di un ventinovenne romano, pregiudicato, residente a Ciampino e fermato questa mattina dai carabinieri della stazione Roma Città Giardino. L'uomo, grazie alle indagini concluse dai carabinieri, è ritenuto responsabile di cinque rapine messe a segno tra i mesi di ottobre e novembre dello scorso anno ai danni di alcune farmacie della zona di Montesacro, in particolare quelle tra Viale Ionio, Corso Sempione e Via Gargano. Il modus operandi del malvivente era sempre lo stesso. Arrivava a bordo di un ciclomotore rubato, entrava nell'esercizio con il casco indossato e, dopo aver minacciato i titolari con coltelli o altri oggetti, si impossessava del denaro contenuto nelle casse per poi fuggire. Grazie all'accurata analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza degli esercizi, i risultati non si sono fatti attendere. Il 29enne, infatti, fu arrestato sempre dai carabinieri della stazione Roma Città Giardino, nel novembre del 2012, quando venne notato in strada dai componenti di una pattuglia che trovarono in lui una forte somiglianza con l'identikit del rapinatore ricercato. All'epoca dei fatti, quando i carabinieri gli intimarono l'Alt, l'uomo forzò il posto di controllo investendo un carabiniere. Fu comunque bloccato pochi metri dopo è identificato come l'effettivo responsabile dei colpi alle farmacie. Da qui la richiesta nel in arresto inoltrata all'autorità giudiziaria che, concordando con le ipotesi accusatorie dei carabinieri, ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere.